Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno tuo, suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitolo 56. Delle volte anche Gesù voleva scherzare, ed ecco come. Mentre stavo in queste ansie, veniva tutto in fretta e mi diceva: «Vuoi tu venire?» E io gli dicevo: «Dove?» E lui: «Al cielo». Ed io: «Davvero me lo dite?» E lui: «Ma fa presto, vieni, non indugiare». Ed io: «Ebbene, andiamo, ma temo che vogliate burlarmi». E Gesù: «No, no, davvero ti voglio portare insieme». E mentre così diceva, mi sentivo uscire l'anima dal corpo ed insieme con Gesù prendevo la volta del cielo. Oh, come ero contenta allora, credendo di dover lasciare la terra. La vita mi pareva un sonno, il patire pochissimo. Mentre si giungeva ad un punto alto del cielo, sentivo il canto che facevano i beati. Io sollecitavo Gesù che mi introducesse subito in quel beato soggiorno, ma Gesù li incominciava a prendere lentamente.
Nel mio interno incominciavo a sospettare che non fosse vero. Chissà, dicevo, che non è uno scherzo che ha fatto. D'intanto in tanto gli dicevo: Gesù mio caro, fate presto. E lui mi diceva: aspetta un altro poco, scendiamo un'altra volta alla terra. Vedi, lì sta un peccatore per perdersi, andiamo, chissà che si converte. Preghiamo insieme all'Eterno Padre che gli usi misericordia. Non vuoi tu che si salvi? Non sei pronta a soffrire qualunque pena per la salvezza di un'anima sola? Ed io: sì, qualunque cosa voi volete che soffra, sono pronta, purché la salvate. Così si andava da quel peccatore, si cercava di convincerlo, si mettevano innanzi alla sua mente le più possenti ragioni per farlo arrendere, ma invano. Allora Gesù, tutto afflitto, mi diceva: sposa mia, ritorna un'altra volta al tuo corpo, prendi su di te le pene a lui dovute. Così la divina giustizia, placata, potrà usargli misericordia. Tu hai visto, le parole non l'hanno scosso, le ragioni neppure. Non restano altro che le pene, che sono i mezzi più potenti per soddisfare la giustizia e per fare arrendere il peccatore. Così mi portavo di nuovo al corpo. Chi può dire le sofferenze che mi venivano? Lo sa solo il Signore, che ne era testimone. Dopo qualche giorno poi mi faceva vedere quell'anima convertita e salva. Oh, com'era contento Gesù, ed io pure. Chi può dire quante volte Gesù mi ha fatto questi scherzi? Quando si giungeva al punto di entrare in paradiso, e dalle volte dopo entrato, ora diceva che non mi aveva fatto avere l'obbedienza dal confessore e quindi convenia ritornare alla terra. Io gli dicevo: fino a che sono stato col confessore era obbligata ad ubbidire a lui, ma ora che sono con voi sono dovuta ad ubbidire a voi, perché voi siete il primo di tutti. E Gesù mi diceva: no, no, voglio che ubbidisci al confessore. Onde, per non andare troppo per le lunghe, ora per un pretesto, ora per un altro, mi faceva ritornare alla terra. Molto mi riuscivano dolorosi questi scherzi. Basta dire che mi resi impertinente, tanto che il Signore, per castigare le mie impertinenze, non permetteva così spesso questi scherzi. Anche qui, in questa meditazione, in questo scritto, in questo capitolo, abbiamo diversi punti molto importanti su cui meditare, almeno 3-4. Numero 1 è che continui i doni d'amore che Gesù continua a fare a quest'anima. E doni d'amore belli, quindi straordinari, di estrema gioia, vicinanza con l'amato, ma anche, come Gesù, come lui si richiama, scherzi. Nel senso, questo è un tema tipico della chiamiamola mistica, insomma, quindi dei rapporti che Gesù intesse con le anime particolarmente privilegiate, nel senso che fa così, le tira a sé e le porta via, le tira a sé e le porta via. Fa un po' come fa di nuovo come fanno gli innamorati, no? Che stanno un po' con l'amata e poi se ne vanno, stanno un po' con l'amata e poi se ne vanno. E come per, da un lato, ecco, godere della presenza dell'amato e far godere della presenza dell'amato. Dall'altro però tenere sempre altissimo il desiderio. Quindi, perché ti do un assaggio ma poi ti tolgo subito il gelato da davanti alla bocca e tu rimani, insomma, col sapore del gelato in bocca ma col desiderio di mangiarne ancora. Questo è un tema tipico, poi vedremo che Gesù fa così anche ordinariamente con le anime. Poi c'è il tema fondamentalissimo della conversione dei peccatori e di come si ottiene questa conversione, che è appunto fondamentale per comprendere una dimensione importantissima del regno della divina volontà e valida per tutti. E poi di nuovo torna il valore straordinario dell'obbedienza, che è vero che Gesù a volte qui usa come, tra virgolette, una scusa, no? Un modo per fare lo scherzo a Luisa. Dice: guarda, ti ho portato in paradiso, il confessore non ha dato l'obbedienza, torniamo in terra. Però dietro questo, chiamiamolo scherzo, lo chiama Luisa così di Gesù, c'è però di nuovo questa importantissima verità che Gesù stesso
Diciamo, pur trovandosi, come lui se gli fa notare, nel suo mondo, dice: ma qui siamo in paradiso, qui comandi tu, sei tu il Signore, non c'è bisogno dell'autorità del confessore qui. Dice: no, no, non c'è bisogno, ma io voglio che ubbidisci a lui. Ecco, vediamo un attimino, uno alla volta, questi temi. Di nuovo, dunque, la logica dell'amore. Quindi Gesù fa un lavoro di innamorare sempre di più le anime già innamorate di lui, no? Voleva scherzare e mentre stava in ansie, vedete, vuoi venire? Dove? Al cielo? Davvero? Fa presto, non indugiare, andiamo? No, no, davvero? Eccetera. Quindi, Gesù fa così con noi e fa così, ma per aumentare sempre di più quelle che lui si chiama le ansie d'amore. Abbiamo visto nelle altre meditazioni che Gesù si nutre veramente, non per scherzo, dell'amore della sua creatura. Lo cerca, lo vuole. Nella forma che la creatura chiaramente è capace di dargli, non tutti sono capaci di dare allo stesso modo. Ecco, ma Gesù non chiede a tutti la stessa cosa. C'abbiamo le parabole dei talenti che ci fanno comprendere, insomma, no? Come le anime hanno anche una dotazione, diciamo così, di partenza differenziata per volere dell'Altissimo. C'è chi ha uno, c'è chi ha due e c'è chi ha cinque. Chi ha uno deve dare due, chi ha due deve dare quattro, chi ha cinque deve dare 10. Ecco, quindi l'importante è che si dia sempre tutto di noi stessi, cioè a Dio, no? Se uno fa attenzione, il primo comandamento, nella versione autentica, proprio ebraica, originale del Deuteronomio, sesto capitolo se non ricordo male, il comandamento primo viene formulato in questi termini: amerai il Signore Dio tuo, attenzione, non con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. No, no, in ebraico c'è il suffisso ha, che significa tuo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. C'è questa personalizzazione, nel senso che Gesù vuole il tutto di te stesso. Tanto quanto è capace ad arrivare il tuo tutto. Questo bisogna comprenderlo bene. Quindi, ma io non ho un amore ardentissimo come Maria Maddalena, non ho un amore ardentissimo come Luisa, non ho un amore ardentissimo e purissimo come quello della Divina Maria verso Gesù. Non fa niente. Tutto il tuo cuore, tutta la tua anima. Tutte le tue forze. Quindi, e Gesù sicuramente non mancherà a chi gli dà la possibilità, l'abbiamo visto nelle meditazioni passate, di manifestargli tutto il suo amore. Ecco, bisogna assolutamente comprendere che un primo passaggio fondamentale nella nostra storia, che è una storia d'amore con Gesù, è prendere coscienza, cogliere e farsi raggiungere dal suo amore. San Giovanni ricordiamo sempre che dice che noi amiamo Dio e il prossimo perché Egli ci ha amati per primo. Questo amore non può essere semplicemente un discorso teorico, d'accordo, intellettuale, Dio è buono, Dio mi ama, Dio mi perdona, Dio è qua, Dio è là, che a volte poi diventa anche un discorso non soltanto teorico ma anche distorto, ecco. Le immagini di oggi dove l'amore di Dio sembra essere appunto il giustificatore senza condizione di qualunque peccato, fai qualunque cosa che tanto Dio ti vuole bene lo stesso e ti porta in paradiso. Ecco, questa è chiaramente una distorsione, tra l'altro molto grave e molto pericolosa, dell'autentico concetto del divino amore, no? Quindi, preso coscienza intima dell'amore di Gesù, lo si ricambia con il dono di tutto noi stessi. In questa dinamica, che essendo dinamica d'amore, è il luogo, l'abbiamo già visto, della libertà assoluta, oserei dire, anche se la libertà assoluta non esiste,
Nel senso che tutto quello che è mosso dall'amore chiama sempre in causa la libera volontà, la libera risposta e noi abbiamo da Gesù tanto quanto lo amiamo. E Gesù appunto ci dona tanto quanto è il nostro amore e Gesù ci dà tanto del suo amore quanto noi siamo disposti ad accoglierlo. Bisogna vedere quanto siamo capaci di distoglierci da tutto, di staccarci da tutto per vivere di Lui solo. Quanto più questo riuscirà, tanto più lui in persona riempirà gli apparenti vuoti lasciati dal distacco affettivo, ecco, quando non può essere effettivo, da tutte le cose create, come abbiamo meditato nei giorni precedenti. Questa è la prima dimensione. È bello anche notare, come dire, il tasso di intimità. Luisa dice di essere andata un pochino oltre, poi lo vedremo. Che si instaura tra Gesù e l'anima tale che Gesù scherza veramente, fa questi giochi d'amore, no? Questi tira e molla molto simili, diciamo così, ai begli innamorati umani, ecco, quindi quando gli innamorati umani insomma sono belli, che appunto fanno questi giochi, ecco, reciproci semplicemente per provocare un maggiore desiderio nel cuore dell'amato. Ecco. Poi però, vedete, Gesù fa un po' come con gli apostoli sul monte Tabor. Quindi la vita nella divina, noi non dobbiamo stare con Gesù per cercare le grazie e le consolazioni. Questo è un principio generale della vita interiore, no? Però è Gesù stesso che non manca quando l'anima si dispone a questo. Guardate che se noi non abbiamo consolazioni particolari da Gesù, mai, è perché la nostra anima non è disposta a riceverle. Perché una cosa che noi impariamo e sappiamo dal regno della Divina Volontà è che Dio, se mi si passa questa espressione chiaramente allegorica, simbolica, muore dal desiderio di riversare in noi il suo amore, vuole che lo sentiamo il suo amore, vuole che lo viviamo, vuole che siamo felici, vuole ricolmarci di beni. Ha ricolmato di beni gli affamati, però dice la Divina Maria nel Magnificat. Quindi, per essere ricolmato di beni di Dio, devi avere fame, come Gesù dice nel Vangelo, fame e sete di giustizia, cioè fame e sete di essere santo, autentico, non a chiacchiere, quindi capace. Quindi uno ha da Gesù tanto quanto dà a Gesù, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. Ecco, quindi questo Gesù lo vuole dare a tutti anche attraverso le consolazioni ordinarie, come insegnano i maestri di spirito, appunto che sono i momenti di fervore, di consolazione e di percezione, diciamo così, quasi sensibile della divina presenza. Questo è noto, questo qui, senza bisogno di andare in paradiso rapiti come ha fatto Luisa in corpo ed anima, no? Ricordando sempre che le esperienze mistiche straordinarie hanno sempre un analogato nella vita spirituale ordinaria, che è quella a cui il nostro occhio deve essere sempre fisso e polarizzato, no? Ecco, solo che poi dice, attenzione, bisogna scendere dal Tabor, ecco. Pietro aveva detto facciamo tre tende, lui si aveva detto ma fammi stare qui in perpetuo, no? Dice non è ora che mi porti in paradiso, dice ci abbiamo ancora un pochino da fare sulla terra. E che ci abbiamo da fare? Ci abbiamo da convertire le anime. Ora qui Gesù fa fare una bella scuola a Luisa, cioè la porta con sé da questo peccatore. Questa è un'esperienza chiaramente mistica, si mettono a cercare di convincerlo a suon di parole che la sua via è sbagliata, che sta andando verso l'inferno, che i peccati che fa sono soltanto procurare sofferenza a sé e al prossimo, che non vale quindi la pena continuare, ecco, è tutto quello che può conseguire, insomma, da una bella predica fatta bene e potenzialmente molto ricca di frutti. Il problema è che questo non ascolta. Le più possenti ragioni per farlo arrenderlo, si cercava di convincerlo, ma invano. E questo è anche un grande insegnamento per noi, che molte volte quando vediamo qualcuno sbagliare,
cominciamo ad agitarci e a cercare argomenti per persuaderlo, e a volte li mettiamo in atto, questo non si persuade, e quindi cominciamo a discutere, tutto va bene, si fa una discussione interminabile, o a volte addirittura si litiga. Dentro il nostro cuore dice: no, ma io lo devo fare perché questo è un peccatore, lo devo convincere perché sennò se ne va all'inferno. No, Gesù le insegna l'altra cosa. C'è da fare quando c'è una situazione di peccato apparentemente statica, diciamo così, quindi non risolvibile: soffrire per lui. Lo vogliamo convertire? E qui c'è tutto quanto un discorso molto molto lungo che si dovrebbe fare, no? Per convertirlo c'è bisogno di qualcuno che si prende tutte quante le pene dovute a lui e da lui provocate, appunto con i peccati con cui ha sfidato la divina giustizia. E lui si dice: bene, li prendo io. Novella Gesù crocifisso. Prende lei, e qui è sempre qui in modo straordinario, Gesù gli fa vedere quell'anima convertita. Allora, nella Divina Volontà noi sappiamo che una delle tre intenzioni con cui Gesù agiva era appunto la salvezza dei peccatori, che era sempre presente nel suo cuore. Non c'è vita nella Divina Volontà se il tema della salvezza delle anime non diventa il nostro tema. E anche qui chiaramente dobbiamo chiederci: tu che cosa hai fatto mai per la conversione di qualche anima? Hai sofferto qualche pena? Ti sei offerto qualche pena? Hai fatto qualche rinuncia, hai fatto qualche privazione, come piccola, media, grande, grandissima. Ecco. Questo è un punto assolutamente centrale e fondamentale. Allora, non sappiamo, no, cosa ha detto la Madonna a Fatima. Ha detto di pregare e di offrire sacrifici per la conversione dei peccatori, perché molta gente va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica. Per loro. C'è una sostituzione vicaria in questo processo. Come Gesù durante la sua passione e la sua morte, ha agito con perfetta sostituzione vicaria, cioè la sua umanità era la rappresentante di tutto il genere umano, e quindi tutto quello che lui ha vissuto, tutto quanto, già nostro, a condizione che lo accogliamo e glielo chiediamo. Ecco, ma queste sono grazie che servono a ottenere la riconciliazione degli uomini con Dio, cioè la redenzione. La passione di Gesù e la compassione corredentrice di Maria. Ecco, perché lo abbiamo soffrire per i peccatori? Perché nel tempo bisogna sciogliere i cuori ad accogliere la grazia che Gesù e Maria hanno già guadagnato. E questo scioglimento dei cuori lo si fa prendendosi le conseguenze dei peccati, al fine di cooperare in questo modo come dei piccoli corredentori, lo dice San Paolo, questo qui, no? Completo nella mia carne quello che manca, le sofferenze di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa, non ce lo stiamo certamente inventando. Piccoli corredentori nel senso che se io smuovo quel cuore, quella grazia che Gesù ha già pronta e che è frutto solo del suo sacrificio, unitamente a quello congiunto in unico sacrificio della Madonna, e questa grazia che lui ha dunque meritato arriva a quel cuore appena attraverso la sofferenza e la preghiera, cioè si aprono dei varchi in esso, anche se lui non lo sa. E questa è la più grande opera che si possa sempre compiere per Gesù. Dice anche la Chiesa, insegna: Salus animarum suprema lex. Quindi sapete che nella Chiesa sono tante norme, tante leggi anche, no? C'è il diritto canonico anche, che è importante da un punto di vista della vita della Chiesa. Le norme della Chiesa sappiamo che obbligano in coscienza anche quelle che sono norme di legge umana. Ecco, però nella sua sapienza la Chiesa ha sempre affermato che legge suprema è la salvezza delle anime, per cui dinanzi alla salvezza di un'anima, anche tutte le leggi umane della Chiesa, tutte quelle umane ovviamente, non quelle di diritto divino, questo è ovvio,
sono immediatamente derogabili tutte quante, senza il permesso da parte di nessuno, quando c'è oggettivamente, ecco, non in base alle idee nostre, ovviamente, di mezzo il bene e la salvezza delle anime. Poi torniamo all'ultima cosa, tasto dolente per non pochi, l'ubbidienza al confessore. Quindi la blindatura, ecco, dell'autenticità dei nostri cammini l'abbiamo solo se ci mettiamo in obbedienza, ovviamente, di un santo confessore che il Signore ci ispiri e ci mandi, non del primo che capita. Questo perché? Per un motivo molto semplice, cioè qui si tratta di entrare nel regno della divina volontà. Nel regno della divina volontà la nostra volontà semplicemente deve azzerarsi, cioè non essere più, cioè non fare più nessun atto di volontà, ma nessuno, capite? Nessuno, neanche uno. E quindi è evidente che questa funzione, chiamiamola così, va esercitata. Cioè, noi non la troviamo allo stato naturale. Lo stato naturale noi troviamo la nostra volontà che vuole agire liberamente e fare quello che decide. Questo è quello che troviamo. Allora, l'obbedienza, a parte che è sempre un enorme esercizio di umiltà, e senza umiltà, qualche giorno fa l'ho meditato durante la Santa, attraverso la lettera di San Giacomo, senza umiltà da Dio non si può ottenere nulla, perché Dio esiste supermi, ma da grazia agli uomini. L'umiltà viaggia, ecco, le famose 3 U, umiltà, obbedienza e unità. L'ubbidienza è una manifestazione limpida, chiara, terza dell'umiltà, perché solo chi è umile ubbidisce e accetta di sottomettersi volontariamente al consiglio, al parere, a volte anche alle indicazioni di un altro. Punto. A cui obbedisce solo in quanto lo riconosce come rappresentante di Gesù, quindi con fede teologale, non per idolatria della persona, non per attaccamento disordinato alla persona, sono cose che sono in odio a Dio, in aberrazione. Ed è molto interessante quanto Gesù tenga a questa imperfetta e in piena consonanza con tutta la tradizione ascetica. Gesù ha sempre detto ubbidisci al confessore prima che a me. E l'abbiamo visto anche qui, quando il confessore, vi ricordate l'esempio del chinino, sbaglia, cioè, oppure quando lo voleva far mangiare per forza e questa rimetteva tutto avanti irrimettibile, tu intanto ti prendi le conseguenze dello sbaglio del confessore perché così Gesù vuole, tanto queste non si tratta di cose dove c'è materia di peccato, sono cose del tutto opinabili e lecite. Sarà compito di Gesù passare attraverso il confessore e persuaderlo del contrario. Questo dà anche una norma, e concludiamo con questo la meditazione di vita cristiana ed ecclesiale, che riguarda il nostro rapporto con la Chiesa. Ricordiamo sempre, non si fa nulla senza l'ubbidienza alla Chiesa. Ivi, tra le sue legittime istituzioni, e ricordiamo sempre coloro che occupano i più alti gradi nella gerarchia della Chiesa, Papa, cardinali, vescovi e poi gli ultimi della gerarchia, insomma, che sono i sacerdoti e anche i diaconi, insomma, ora nell'attuale disciplina della Chiesa. Quindi si ubbidisce sempre non alla persona, ma al ministero, all'ufficio che quella persona rappresenta. Punto. E qualora ci fossero dei problemi anche oggettivi di inadeguatezza della persona, come dire, del fatto che la persona magari ha una linea di governo inopportuna o addirittura forse controproducente, non fa niente. Nostro compito è pregare il Signore che li guidi e che li illumini, sempre. Però non si fa nulla fuori dell'obbedienza. Più che mai, specialmente in questi tempi così tormentati,
non sia mai che venga meno questa bussola direzionale. Mai. Perché se si esce da questo parametro, si entra immediatamente nelle sabbie mobili. E in men che non si dica, pur con le migliori intenzioni di questa terra, si può diventare zimbelli, fantocci e schiavi del demonio. Questo vale sia per le anime privilegiate che non obbediscono alle persone che il Signore ha messo loro davanti, ma vale per tutti coloro che pensano di potersi svincolare dall'obbedienza alla Chiesa, o peggio, di saperne più di chi il Signore, buono o cattivo che sia, ha messo in quel certo momento storico a governare una porzione di Chiesa o addirittura la Chiesa intera. O Divina Maria, tu hai voluto, hai chiesto tante volte ai tuoi figli esattamente quello che Gesù ha chiesto a Luisa. Aiutami a convertire i peccatori. Donaci la fede certissima, ecco, che anche se noi non avremo la possibilità soprannaturale di vedere le anime che magari un nostro digiuno, un nostro rosario ha causato la conversione, di credere fermamente, con fede teologale, a questo e di essere quindi solerti ed attivi. Facci crescere nel nostro rapporto di amore con Gesù e soprattutto in quell'aurea virtù tanto importante e tanto necessaria nel combattimento spirituale, che è l'ubbidienza in cui tu sempre hai eccelso e che ti chiediamo di ottenere a ciascuno di noi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.